Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. Campo basso al lavoro per farsi trovare pronto eventualmente per un eventuale ripescaggio in Lega Pro. A livello nazionale previste battaglie legali sia in Serie D che in Lega Pro. Il Campobasso Calcio è al lavoro in ottica Lega Pro. Abbiamo ascoltato la volontà ferma del patron dei Lupi, Mario Gesue, nel corso dell'intervento in diretta durante l'ultima puntata di Domenica Sport, di voler portare la società nel torneo professionistico di Lega Pro tramite ripescaggio. I tempi sono lunghi, non prima della metà di agosto ci saranno novità in tal senso. Detto questo, lo staff tecnico e quello dirigenziale sono al lavoro per farsi trovare pronti sotto tutti i punti di vista in caso di Serie C. In questi giorni c'è stata l'ispezione di un emissario di Lega Pro presso l'impianto sportivo di Selvapiana, una visita allo stadio per fare il punto della situazione in merito ad un eventuale salto di categoria. Un altro piccolo tassello che dimostra la ferma volontà di Gesù e del suo entourage di puntare in tutti i modi al salto di categoria. Come d'altronde, ricordiamo, già un mese fa la società ha approvato i bilanci delle stagioni precedenti, altro passaggio necessario per presentarsi in Lega con un biglietto da visita ancora più convincente. In merito allo stadio Selvapiana, dopo la delibera della giunta regionale del 29 aprile, ricordiamo impegno di spesa di 700.000 euro per la riqualificazione dell'impianto, ieri è arrivata la delibera del comune di Campobasso che ha nominato il RUP, responsabile unico del procedimento, per avviare tutto l'iter. Obiettivo: portare a 7.000 posti il Selvapiana il prossimo mese di settembre e nel giro di un anno al massimo a 14.000 posti a sedere. Senza dubbio il professionismo per i colori del Campobasso passa da uno stadio a norma e capace di ospitare un numero elevato di pubblico sugli spalti, ovviamente nel momento in cui ci sarà la fine dell'emergenza coronavirus. A livello nazionale, 31 delle 36 società retrocesse dalla Serie D in eccellenza, in virtù della decisione del Consiglio federale dello scorso 8 giugno, hanno costituito il gruppo Salviamoci. Le società continuano la propria battaglia contro la decisione di far retrocedere le ultime 4 squadre in classifica nei 9 gironi e danno appuntamento alla Lega Nazionale Dilettanti e al presidente Cosimo Sibilia nelle aule di giustizia, ovvero nel collegio di garanzia dello sport, in merito alla giustizia sportiva, ma anche tramite il TAR e il Consiglio di Stato. Oltre alla battaglia legale, le società imputano, come da comunicato, un disarmante atteggiamento di autoreferenzialità e rifiuto al dialogo, poco consoni per chi dovrebbe rivestire certe cariche, con una rivederci alle aule di giustizia. Azioni forti anche in Lega Pro, dove il collegio di garanzia dello sport ha ricevuto un ricorso da parte del Picerno nei confronti della FIGC per l'annullamento della delibera del Consiglio federale, modalità di prosecuzione e conclusione del campionato di Lega Pro, nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019-2020. La squadra lucana lamenta di aver maturato il diritto a conservare la categoria per un distacco utile rispetto alla penultima, tale da non restare coinvolta nella coda competitiva dei play-out. In effetti, in questo caso, la protesta è assolutamente legittima, in virtù dello sbarramento di 8 punti previsto dal regolamento d'inizio stagione. Con un più 8 in graduatoria si considerano annullati gli spareggi per la salvezza, con la discesa della società in ritardo di classifica direttamente nel torneo di Serie D. Il Picerno, con la classifica congelata, vanta un più 13 sul rende penultimo, un distacco abissale. Oggettivamente non è assolutamente giusto dover scendere in campo per mantenere la Lega Pro con un distacco così ampio. 4 vittorie ed un pareggio in più sono un macigno in ottica salvezza. Il presidente dell'Olimpia Agnonese, Marco Colaizzo, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico, anche se ha confermato la sponsorizzazione al club. Dopo 3 stagioni alla guida dell'Olimpia Agnonese, Marco Colaizzo ha presentato le sue dimissioni. Venerdì scorso, nella sede del club altomolisano, si è svolta un'assemblea dei soci per tracciare un bilancio della stagione appena conclusa e programmare già il futuro. L'imprenditore del settore automotive ha manifestato la sua intenzione di lasciare la carica da numero uno, ma contemporaneamente ha ribadito il suo sostegno alla società, confermando la sponsorizzazione. 3 stagioni intense per Colaizzo, una salvezza, un ripescaggio e l'ottimo
campionato disputato quest'anno. In Alto Molise però si spera in un ripensamento. La società, da sempre formata da imprenditori esclusivamente locali, anche nel passato ha sempre trovato una soluzione per non far sparire il calcio ad Agnone. Da 12 anni in Serie D il progetto Granata non è solo prima squadra ma anche scuola calcio e settore giovanile. In questi anni sono stati tanti ragazzi locali ma anche provenienti da fuori regione che sono stati valorizzati, si attendono evoluzioni societarie. Novità dalla matricola matese, che è in attesa di ufficializzare il nome del nuovo tecnico Corrado Urbano. Intanto il club sta sondando il mercato. Il DS Raffaele Corsale è in contatto con Pasquale Di Lullo, da qualche anno con il Vasto Girardi, e Vincenzo Ricamato, ex Venafro, Agnone, Lupa Castelli e Cassino nelle ultime tre stagioni. Due acquisti che rientrano nel parterre dei fedelissimi di mister Urbano, che li ha già allenati a Venafro ed Agnone. Alessio Langellotti, classe 97, dopo le esperienze con Torrecuso, Taranto, Gravina e Treppini Piedimonte, torna in Serie D. In difesa invece il classe 2002 Setola dovrebbe essere il primo dei calciatori riconfermati, reduce dal comprensorio varano. A Vasto Girardi la prossima settimana dovrebbero ripartire i lavori alla Ditella, bloccati da prima del coronavirus. La società valuterà il budget per la prossima stagione anche in virtù della disponibilità o meno di un impianto di casa da gestire. Passando alle questioni tecniche, per il terzo anno consecutivo la squadra è stata affidata a mister Farina. Per l'organico c'è la volontà di riconfermare l'ossatura della squadra Ruggeri, Petrone e Di Lullo, per citare alcuni nomi. Tutto questo in attesa di tornare in campo e disputare finalmente una partita. Il Vasto Girardi ha interrotto la sua stagione anche con la formazione juniores. Il bilancio del tecnico. Umberto Di Giacomo, tecnico della Juniores del Vasto Girardi, un bilancio sul vostro campionato. Interrompere la stagione è stata sicuramente la scelta più giusta, anche se resta il rammarico per non aver giocato le ultime gare in programma. Sì, vista comunque l'emergenza sanitaria del paese, penso sia stato giustissimo concludere, bloccare diciamo il campionato. Però penso che almeno personalmente, ma credo anche dal punto di vista dei ragazzi, sia stata comunque un'esperienza molto formativa, perché è stata comunque una novità, visto che io in primis, ma anche i ragazzi, sono stati sempre abituati a giocare su campi regionali, quindi nel territorio regionale. Per me quindi è stata molto formativa e anche soddisfacente. Per quanto riguarda poi i problemi che ci sono stati problemi penso normali per una società che per la prima volta, per una società piccola che per la prima volta si trova in un campionato di Serie D. Il problema più importante è stato sicuramente quello del campo, il problema logistico, della mancanza di campo per l'allenamento. E però grazie all'aiuto di tutti quanti, soprattutto dei ragazzi e anche dei due ragazzi che mi hanno dato una mano, Fabio Rossi e Marco Fantozzi, è stato possibile comunque concludere il campionato in maniera dignitosa. La società altomolisana ha deciso di puntare su un progetto per valorizzare i ragazzi del posto, una scelta sicuramente in linea con il pensiero generale del club. La squadra era formata esclusivamente da ragazzi del posto, tutti ragazzi che negli anni scorsi avevano giocato in campionati regionali, quindi nel campionato allievi molisano, e questo ha portato ad alcuni problemi soltanto all'inizio, perché comunque è stato necessario l'ambientamento dei ragazzi che non avevano mai trovato avversari di questo tipo. Penso sia stato normale questo, però poi con il corso del campionato, con il corso delle partite, c'è stata la crescita dei ragazzi, i miglioramenti si sono visti. Il campionato juniores è un'ottima vetrina per giovani calciatori, qualche ragazzo ha avuto anche l'occasione di vivere la Serie D, inoltre il vostro girone includeva belle realtà calcistiche. Sì, grazie al mister alcuni ragazzi che hanno iniziato con la juniores hanno avuto la possibilità di esordire in prima squadra, di esordire in Serie D. Mentre per i ragazzi che hanno iniziato e che hanno giocato per tutto l'anno con la juniores, comunque c'è stata la possibilità di giocare contro squadre importanti, sicuramente più blasonate, come ad esempio Foggia, Andria, Bitonto, Cerignola, squadre che negli anni hanno giocato anche per campionati professionistici, quindi sicuramente questa è stata un'altra grande soddisfazione.
Per il calcio regionale, domani è in programma il Consiglio federale della FIGC Molise, dove verranno ratificate le decisioni sui verdetti di questa stagione sulla base delle indicazioni fornite dall'Assemblea della Lega Nazionale Dilettanti. Inoltre si parlerà anche degli aiuti economici da prevedere per i prossimi campionati. Oggi è in programma una conferenza stampa al Comune di Isernia per la presentazione di un nuovo progetto calcistico. Promotrice dell'iniziativa, la dirigenza del Rocca Sicura, che ha prima di tutto sancito una collaborazione con la Scuola Calcio Fraterna e poi sposterà la sua attività nel capoluogo Pentro, creando una nuova squadra che si chiamerà Città di Isernia e che prenderà parte al prossimo campionato d'eccellenza. I dettagli verranno presentati oggi pomeriggio a partire dalle 15. Calcio a 5 di Serie A2, ancora una riconferma in casa CUS. Anche Simone Verlengia ha prolungato il suo contratto. A proposito della squadra, ai nostri microfoni il capitano Di Stefano, per lui non solo Serie A2, ma anche il ruolo di tecnico del settore giovanile. Antonio Di Stefano, capitano del CLN CUS Molise, è arrivata la conferma, nuova stagione in A2, quali le aspettative per te? Sì, chiaramente sono felice di questo, abbiamo trovato subito l'accordo con la società e c'è stata subito la stretta di mano. Ci aspetta un'annata un po' particolare, ad oggi ancora molto ricca di incognite, non sappiamo infatti le date dell'inizio del campionato. Chiaramente la società si sta muovendo e sta organizzando il tutto per farci trovare pronti e sono sicuro che ben figureremo anche quest'anno. A livello logistico e organizzativo molto farà, a proposito della prossima stagione, anche la composizione dei gironi, tanto dipenderà anche da questo. Sì, hai detto bene, non sappiamo chiaramente se finiremo di nuovo nel girone che abbiamo affrontato quest'anno, dove abbiamo iniziato a conoscere nuovi avversari, a confrontarci, come abbiamo potuto vedere, con un livello importante, con realtà molto organizzate. Siamo, diciamo, vicini al professionismo e dobbiamo comportarci da professionisti. Qui al CLN abbiamo, diciamo, gli ingredienti per fare bene e sono fiducioso per il prosieguo e sono convinto che la società farà bene. Il club ha deciso di ripartire dallo zoccolo duro dell'anno scorso, sicuramente una mossa che conferma l'ottimo campionato e l'ottimo lavoro svolto sia dalla società, dallo staff che da voi giocatori. Sì, l'anno scorso abbiamo lavorato bene, diciamo che si è creata una certa coesione con alcuni giocatori e la società chiaramente ha l'interesse a mantenerli negli anni, come abbiamo potuto vedere alle prime riconferme. C'è la volontà comunque di migliorarsi sempre e quindi ogni volta ci sono dei grossi stimoli e grosse aspettative e questo quindi è motivo, insomma, di orgoglio e uno sprono per noi a fare meglio di quanto fatto fino ad ora. Ultima cosa, ci potrebbe essere almeno inizialmente la possibilità di giocare a porte chiuse a causa dell'emergenza sanitaria? Sarebbe un peccato per lo spettacolo che il futsal sa regalare. Sì, hai detto bene, chiaramente senza il pubblico è un poco, diciamo, più brutto, il pubblico ti trascina soprattutto nelle partite casalinghe, però il momento che stiamo vivendo ci impone queste restrizioni che speriamo vengano meno quanto prima in modo che si torni al più presto alla normalità e ritorni allo spettacolo, insomma, che c'era prima con il pubblico a nostro seguito. Per lo judo, la Champions Sport Team ha riaperto le porte della palestra, ripresa per gli allenamenti in vista anche degli appuntamenti sportivi. Siamo con Bernardo Centracchio per la disciplina judo, proprio qui nella palestra. Bernardo, c'è stato questo lockdown a causa della pandemia e la ripresa da qualche giorno, che approccio c'è stato? Ma l'approccio da qualche giorno che c'è stato per tutti gli iscritti è un po', diciamo, sacrificato, perché c'è ancora questo grosso timore di questo contagio,
e quindi c'è stata una frequenza non molto diciamo florida. Sono tornati i bambini piccoli perché sono venuti tutti quanti, ma dal secondo turno, cioè dai ragazzi da 11, 12 e 13 anni e in su, non si è visto nessuno. Abbiamo avuto solo il più importante degli agonisti, che è un certo Matteo Di Pasquale. Mentre chiaramente gli allenamenti Maria e Luigi, d'accordo con la questura, a cui va il mio ringraziamento personale, che hanno dato il consenso di che per io non venisse ad allenare, si sono allenati dal primo giorno della chiusura. Quindi loro hanno continuato normalmente, perché poi sono atleti di interesse internazionale. Gli altri settori, il fitness, c'è stato un rientro discreto, la ritmica, la ginnastica artistica, e i corsi di aerobica, eccetera, sono state veramente molto ma molto esigui. Però capiamo la situazione, capiamo anche che oltre alla pandemia di questo coronavirus c'è anche una forte crisi economica, ma noi più di aver riofferto il mese dal 25 maggio al 15 giugno gratis, perché hanno recuperato il mese di marzo che avevano pagato, non abbiamo potuto fare diversamente, le quote sono bassissime, siamo disposti a qualsiasi cosa purché ci sia, diciamo, un rientro non di massa, ma diciamo cospicua, per consentirci di andare avanti con le spese, perché le spese, il fitto è rimasto, la luce, le pulizie, la sanificazione ci sono ancora, ma noi ci crediamo nei valori dello sport, crediamo, io credo nella gente di Isernia che ci è sempre stata vicino, ci ha sempre voluto bene, e sicché abbiamo ottenuto dei risultati, e che risultati che abbiamo avuto, perché tra Maria che andrà a fare al 99% le Olimpiadi, speriamo l'anno prossimo a Tokyo, sempre a Tokyo, nel 2021. Luigi che ha vinto le Olimpiadi giovanili europee, medaglie d'argento ai campionati europei e tantissime medaglie internazionali insieme a Maria. Ebbene, questo chiaramente è un frutto veramente di Isernia, e Isernia deve essere orgogliosa, i cittadini di Isernia devono essere orgogliosi, ma parlo dei cittadini, non parlo degli amministratori che praticamente ci hanno delusi completamente, e io lo ripeto ogni qualvolta, e se vogliono un confronto sono pronto ad avere un confronto con questi signori, perché loro dello sport non ne frega niente. Tu comunque sei stato sempre sul pezzo, sia per quello che durante il periodo della chiusura che anche all'inizio di questa fase 3, ti sei fatto vivo soprattutto sui social. Sono arrivati dei fondi che tra l'altro ha sbloccato il CONI nazionale per quello regionale. Io veramente sono rimasto, diciamo, entusiasta, veramente Malagò già mi piaceva come presidente del CONI nazionale e già aveva dato disposizioni alle federazioni di dare alle società il rimborso spese del residuo, ma ultimamente è arrivata la circolare del CONI di Campobasso, che anche i CONI regionali hanno avuto questa disposizione. Noi già come Giudo, come Federazione Giudo, perché Silvia Caruso è mia moglie, ma è il presidente del Comitato regionale, e abbiamo mandato queste domande fatte dalle società al CONI, ma ancora il CONI regionale non ci fa sapere nulla di queste cose qua. E questo è vergognoso, perché come mai questi soldi che sono a disposizione nelle casse del CONI ancora se le tiene lui tranquillamente, quando noi società, molte di noi società, stiamo in locali privati e quindi siamo aberrati dalle spese. Abbiamo dovuto sostenere le spese le stesse nel periodo della chiusura e il CONI non niente, perché poi deve dare quei soldi agli insegnanti che vanno nei comuni a fare dei corsi di ginnastica preparatoria. È sempre una presa in giro. Lo sport è agonismo prima di ogni cosa, poi vengono le promozioni, e quindi il CONI deve decidersi immediatamente, signor Guido, professor Guido Cavaliere, a stabilire a chi dare i contributi e a chi non dare. Per il calcio regionale il Trivento riparte dal nuovo impianto dell'Acqua Santi Anni. La tribuna stampa è stata sistemata, adesso si attende la ripresa dei giochi. Ne abbiamo parlato con l'Omastro. Angelo Lomastro, assessore ai lavori pubblici del comune di Trivento. Siamo qui presso l'impianto dell'Acqua Santi Anni proprio di Trivento, che negli ultimi mesi, nell'ultimo mese, ha subito delle trasformazioni, dei lavori. In che cosa sono consistiti? Buongiorno a tutti, innanzitutto porto saluto dell'amministrazione a voi e alla società. Niente, i lavori si sono sviluppati nell'arco temporale di circa un anno e mezzo. Hanno interessato nella prima fase la riqualificazione delle tribune mediante installazione di una copertura in struttura in legno lamellare, appunto, che atta a garantire
la protezione degli spalti e il campo da tennis adiacente all'impianto, all'area di gioco calcio. Successivamente si è proceduti sulla scorta di prescrizioni date dalla questura e dai vari enti che sovrintendono ovviamente alla sicurezza della struttura, ulteriori lavori per eliminare quelle situazioni che in caso di tifo, diciamo anche acceso, potevano incidere sulla sicurezza degli spettatori mediante utilizzo di calcinacci eccetera eccetera, che sono stati ovviamente tolti mediante riciclatura e risarcitura di tutte le zone lesionate e apposizione e installazione di seggiolini donati dalla FIGC, se non sbaglio, giusto Presidente? Ecco, adesso la capienza sarà la stessa dello stadio Acqua Santiani di Trivento o è aumentata in virtù di queste modifiche? Allora, la capienza non è aumentata, è aumentata la possibilità di ovviamente di sedersi in zone protette dalle agenti atmosferici, non solo da agenti meteorici ma anche dal sole. Soprattutto è aumentata la possibilità di sedere in maniera, diciamo, ergonomica, comoda, per visionare ovviamente assistere alla partita. Comunque il Trivento cerca di essere vicino alla squadra di calcio nel campionato di promozione, sesto in classifica, si è cristallizzato il tutto. Nel futuro che cosa c'è, soprattutto dopo l'emergenza da coronavirus? Certo, noi nella prima fase dell'emergenza abbiamo dovuto fare i conti ovviamente con impegni economici atti a sostenere le attività che hanno avuto dei grossi problemi economici per via della chiusura e per varie altre vicissitudini collegate all'emergenza sanitaria. Chiaramente un grande applauso va all'associazione sportiva che da anni, non solo per quanto concerne il calcio, ma anche in altre attività sportive, ricordo anche la pallavolo, riesce a coinvolgere un gran numero di giovani, soprattutto perché l'attività sportiva sappiamo tutti che vissuta con partecipazione e passione è un ulteriore motivo di arricchimento per la nostra società. Noi, nei limiti del possibile, già mi sono interfacciato in passato, anche se non è il mio ruolo specifico essere, voglio dire, assessore allo sport, sono ai lavori pubblici, mi sono fatto carico di essere portavoce per cercare di, tra virgolette, sanare alcune situazioni che in passato non erano state ben, diciamo, evidenziate. C'è tutto l'impegno, compatibilmente con le risorse di bilancio, perché stiamo aspettando ulteriori precisazioni ministeriali per vedere se possiamo utilizzare risorse che al momento non sono disponibili, proprio per aiutare non solo l'associazione sportiva, ma tutte le associazioni che operano sul territorio meritevolmente. È tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio.